Ma ditemi se questa può essere vita. Fatemi capire se è giusto che ogni volta che decido di uscire mi tocca studiare un espediente per fregare quell'impiccione del dottore di rimpetto. Ma oggi gli ho combinato i servizi. Gli ho mandato un telegramma trabocchetto. Aspettoti oggi ore 16 sotto orologio stazione. Tua Marisa. E c'è cascato il cretino. È uscito di casa tutto agghindato. Si è diretta alla stazione per vedere chi è questa Marisa. Ecco, adesso sono giusto le 4. Mannaggia, se non avessi fretta di andare dal parrucchiere, quasi quasi andrei di stazione a godermi la scena. Ma è troppo tardi, devo andare. Bisogna che esco subito. Ah, che bella cosa poter uscire di casa sapendo che quel fetendone è già uscito. Ciao Marisa. Madonna, che paura, mannaggia voi, mannaggia. Animuccia, dubito che ci spaventa. Non ti spaventare, Marisa, una bella. Sei tu che mi hai dato appuntamento, che no? Che state dicendo? Io non vi capisco. Io invece vi capisco benissimo, telegraficamente parlando, che vero? Che volete dire con questo telegraficamente? Voglio dire che siete voi che mi avete fatto il telegramma. Non diciamo sciocchezze, per favore. Sì. Figuriamoci se io ho il tempo di telegrafare a voi. Sì, proprio a me, perché io vi ho sentito mentre dettavate il telegramma al telefono. Spione. Vi ho sentito attraverso la solita parete a lungo spione raggio. Spione che siete, perché io non sono spione, tonto, siete uno spione. Sì, ma chi vi credete di essere? Tom Ponzi? A quel coso. Dagli con questo coso. Guardate che se mi fate perdere il coso, io poi vi coso a voi, Avete capito? Non cosiamo sul cosetto. No, adesso cominciamo pure con i diminutivi. Ma insomma, voi confessate o no? Mannaggia la miseria, ma è possibile? A voi non vi smuove neanche la curiosità di sapere che c'è una Marisa che vi aspetta sotto l'orologio della stazione? Sentite, a parte il fatto, vero, che alla stazione l'orologio non c'è più e non ci sono neanche altri orologi, quelli fatti a lampione, perché ormai ci sono fregati tutti. Ma io vi devo dire che se ci fosse un orologetto, pure piccolo, da polso, con la Marisa sotto, io non ci sarei andato. Ho capito. Avete capito? Non siete più sensibile al fascino femminile? Guardate... io adesso ve lo confesso, è così, lo capite una volta per sempre. Io preferisco voi. E come vi permettete? Per chi mi avete preso? Io ho una passione per voi. Ah, insomma, vi siete fissati? Io ho una passione, io devo sapere tutto quello che fate, che pensate, che ci avete dentro e soprattutto dove andate. Ecco, davanti all'incertezza che mi possa sfuggire la vostra uscita, lo volete sapere? Io vanno a morire ammazzate tutte le Marise del mondo e tutti gli orologi della Svizzera. Hai capito? A questo punto di morbosa curiosità siete arrivato. Sì, lo confesso. E mo' che vuoi agguantato, fuori rospo, dove siete diretto? Guardate, se stavolta mi cascasse la lingua, non ve lo dico. Ah no? No. E io vi seguo. E io mi piglio da sì, anche perché mi state facendo fare tardi. Tardi? Sì. Oi. Ma che c'è l'appuntamento? Con chi? Ditemi chi è. Niente, non ve lo dico, dovete crepare. Dottore, fatelo in nome della nostra inimicizia. Se me lo dite vi giuro che ve faccio a nessuno. Non ve vengo, magari rimango qui al soffrì così, ma non vengo, ve vengo appresso. Promesso? Promesso. Oddio. Fate conto che ho detto di sì, insomma. Ma fate la promessa del marinaio. Va bene, ve lo dico ugualmente, perché avanti. Mi fate pena. Avanti, sentiamo. Non sto per, andando non... dal parrucchiere. Chissà che mi credevo. Amore, mi avete fatto soffrire il me. Che bannata fa, i capelli? No, i capelli no. E allora che bannata fa dal parrucchiere? Le mesh. Le che? Le mesh. E che sono? Le mesh, insomma, mi faccio la tinta scura ai capelli bianchi, va bene? Ah, ma che poi il barbiere si attinta già pure i capelli? Ma non è il barbiere, è il parrucchiere di mia moglie. Aspita, voi vi servite dal parrucchiere di vostra moglie? Per forza, quelli barbieri nostri sono dei cani. Come avete ragione. Sentite, ma oltre che le mesce, ve li fate pure tagliare un tantinello? Si capisce, come no, c'è Giulio che ha un taglio divino. Guardate qua come mi cadono bene dietro, guardate. Vorrete dire come vi sono cascati bene dietro, perché no, mi pare che ci sono rimasti 4 peletti. No, quello è dovuto al tempo delle castagne, no? Ma quale castagne? Che ci sono le castagne adesso? No,
E che c'è stato? Ci sono le cerase, no? Il capello mio è sensibile alla ciliegia, va bene? Ma guarda un po'. Però già, da una testa, invece dovrebbe essere... all'anguria dovrebbe essere, sì, perché ci avete una capoccia e mi pare un cocombero, scusate se ve lo dico. Guardate, chi parla di capoccia, mi fate ridere. Dunque, vabbè, ma lasciamo stare adesso i difetti degli altri, perché ognuno, poveraccio, siete nato così. Dunque, ditemi un po' una cosa, perché io è tanto tempo che c'ho una cosa, ma va, dica voi che siete, diciamo così, un nemico serio. Dite, confessate. Vorrei farmi una permanentina. Quello è il re della permanente. Sì, lo so, ma adesso non so se vanno ricciolute o lisce. No, lisci, sono di moda lisci. Ah, lisci, sì. Le permanenti lisci. No, allora è un guaio, perché io ho qualche onda ancora. Beh, andate dal mio parrucchiere. E l'onde... Quello ve le stira. Me la stira così? Sì, col ferro a vapore. Vabbè, insomma, che ti potevo dire? Sentite un'altra cosa. Sto parrucchiere di vostra moglie usa pure le maschere? Sì, come no? Io non faccio la maschera, la faccio. Come no? Vedete la mia pelle com'è bella, luminosa, che pelle luminosa che tengo? Accepicchia, un'altra volta mi fa male all'occhio. Figurato che è tanto luminosa la mia pelle, vedete? È tanto luminosa la mia pelle che io la sera quando vado a letto e leggo non ho bisogno nemmeno di accendere la luce sul comodino. Mi fa luce la pelle della faccia. Accepicchia, infatti sì. Mentre la sto guardando... Scusate, mi metto gli occhiali da sole perché io ho l'occhio sensibile. Ve la fate spesso voi? Sì, la maschera me la faccio una volta alla settimana. Ma con la crema rassodante o l'emulsione detergente? No, col tonico idratante. Che meraviglia. Oggi bisogna starci attenti a queste pelli, Che tutte le scorie, le impurità che ci stanno nell'aria... Ma che scherziamo, le scorie, le impurità. Io adopero sempre il belladone, il ritrovato anticomedone. L'anticomedone sarebbe l'antipidicelli, insomma, i spruzzoletti, i spruzzoletti, i pidicelli. Ancora non ve l'hanno mandati via perché ce l'avete diversi, Sapete io che uso? Il Mamma Natura, l'emulsione che dà l'abbronzatura. Hai capito? E adoperate Mamma Natura numero 3 o Mamma Natura numero 5? Beh, numero 5 che scurisce ma non unge, aprendo i pori entra a fondo nella pelle. Ma scusate se vi faccio una domanda, ma voi avete la pelle secca? Beh, vedete, magari più che secca, ce l'ho un po' sbrucciolosetta, ecco. Ah, e allora passateci sopra il bello checco che la pelle te la lava secco. Io veramente uso il latte di biscia, che rende l'epidermide più liscia. Ma che niente, vi siete fatti il peeling? Il peeling no, perché mi sembrerebbe di essere sbucciato come un'arancia. Però sempre rimane tra di noi, vero? Bisogna che mi vada a far levare queste due borzette sotto l'occhio. Sì, ce l'ho. E poi mi tiro un po' sull'occhio qui, sulle tempie, che così mi viene l'occhio orientale, che adesso va molto di moda. Ah, no, io invece mi rifaccio il naso, e me lo rifaccio come quello della moglie di Nazar, che mi è piaciuto tanto. Ma voi vi dovreste far pagare però, dal Nazaro. Sì, perché con quello che beleva ce ne avanza pure un pezzo per farne un altro, adesso vanno piccoli. Io non le raccolgo le vostre. No, perché voi ce l'avete a proposito. Sì, io vengo a proposito. D'altra parte, come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte, no? Bisogna migliorare l'aspetto finché si può. Ah, certo, è un dovere. Oltretutto lo facciamo anche per le nostre mogli, per piacerli sempre ancora di più. Ma si capisce, se no che altro motivo ci sarebbe, scusate. Certo, ma è chiaro. Noi ci facciamo torturare per essere più belli ancora di quanto non lo siamo. Ci facciamo torturare per essere più belli. Più che belli, super belli, extra belli. Perché se le mogli devono fare le mogli, anche i mariti devono fare i mariti, no? Giusto. E devono fare i mariti belli, insomma, vero? Ça va sans dire. A proposito di Francia, l'avete mai provata la crema Oui Oui? Che ti fa la pelle tregiolì? Beh, veramente io adoperavo Nonno, che ti fa la pelle liscia come un popò. Oh! E ditemi un po' una cosa a proposito di rughe. Avete mai adottato Aria Montana, che ogni grinza te la spiana? No, io uso Molchi Molchi, che livella pure i solchi. Oh, beh sì, oddio. E il Collirio Mandrilla?
che ti allarga la pupilla? Io veramente la pupilla ce l'ho grande, già. Fatemi vedere per piacere. Ai, mannaggia, ma che fate? Ma avete messo un dito nell'occhio? Mi stavate scendendo l'occhio? Ho messo un dito nell'occhio, appena che ho appoggiato il dito. Ma che ho appoggiato il dito? Non avete visto? Mi è andata una ciglia dentro all'occhio, mannaggia, soffiato, per piacere. Ma scusa, staccatevela, no? Ma che devo staccare? Quella mica è finta, è vera, la ciglia, che se è vera, avete è lunga così, è ma vera. Ma l'altro ieri portavate quelle di vostra moglie? No, per regola, no. Ma c'era staccata mezza, mi sembra che la dovevo staccare io perché ho l'occhio fine. Sì, avete modestamente. Perché io, ecco qui, ce n'ho poche, quattro pelettini, ma sono miei. Mannaggia voi, me le ariccio le mando in giù, è vero? Soffiatemi nell'occhio. Soffiatemi nell'occhio. Ma che fa, sputata adesso? Ma insomma, da dove vogliamo arrivare? Lì per te, e io nell'occhio vado da sputare. Ecco.